Carmelo mi ha chiesto: Mario, puoi fare un video sul ministero pastorale della donna? Ciao Carmelo. Per ricominciare vorrei dire che non credo che potremo mai avere una risposta completa a questa domanda finché non arriveremo in cielo. Quanto Paolo dice a Timoteo, alla chiesa di Corinto, è da applicare solo a quelli che vivevano in quel momento, in quelle circostanze, o deve essere applicato, il ragionamento deve essere applicato a tutti, a tabula rasa, per sempre? Non lo so, ma questo è ciò che penso, ok? Leggiamo i passi in questione. Due passi nella Bibbia che parlano del ministero della donna. 1 Timoteo 2, dall'11 al 15. La donna impari in silenzio, con ogni sottomissione. Non permetto alla donna di insegnare, né di usare autorità sull'uomo, ma ordino che stia in silenzio. Infatti è stato formato per primo Adamo e poi Eva, e non fu Adamo ad essere sedotto, ma fu la donna che, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Tuttavia, essa sarà salvata partorendo figli se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Ok, versetti a dir poco parecchio oscuri. Come al solito, vediamo a chi stava parlando Paolo e vediamo il contesto delle sue parole. Timoteo era un pastore giovane e inesperto, che era capo di una congregazione molto numerosa in una metropoli chiamata Efeso, in Asia Minore. Pensate che aveva uno stadio con una capacità di 25.000 persone che adoravano la dea romana Diana, altrimenti nota come Artemis, il suo nome greco. Parte del culto di questa dea era un'antica versione del femminismo moderno. Eva era superiore ad Adamo in tutto e per tutto. Eva fu creata per prima e non fu Eva ad essere sedotta e quindi a peccare, ma fu Adamo. Un'altra parte vitale di questo culto, proprio come sostengono le femministe di oggi, è che fare la casalinga è una perdita di tempo, che fare figli è stupido, è controproducente, e che praticamente la società al completo funzionerebbe molto meglio se fossero le donne ad esserne a capo. Ed ecco il punto di partenza di Paolo: una chiesa dove le sorelle erano esposte quotidianamente a questo tipo di lavaggio del cervello da parte di una società anticristiana e femminista, proprio come quella di oggi. Ed ecco perché Paolo dice a Timoteo di assicurarsi che queste eresie non entrino nella sua chiesa. Tra parentesi, la salvezza di cui parla il versetto 15 non è la salvezza spirituale, chiaramente, in quanto quella si può ottenere solo per grazia attraverso la fede, non facendo figli. No, quel tipo di salvezza è l'altro significato della parola salvezza: prosperità, salute, felicità, tutte quelle cose che il culto di Diana diceva che le donne avrebbero perso se facevano figli. Adesso vediamo invece 1 Corinzi 14, 34 e 35. Tacciano le vostre donne nelle chiese, perché non è loro permesso di parlare, ma devono essere sottomesse, come dice anche la legge. E se vogliono imparare qualche cosa, interroghino i propri mariti a casa, perché è vergognoso per le donne parlare in chiesa. Ok, Paolo non solo dice alle donne di stare tranquille, di non creare confusione, di non fare rumore, ma lo dice anche a diverse altre persone, ai profeti, a quelli che parlano in lingue, ai predicatori, agli interpreti e sì, anche alle donne. In altre parole, siccome la separazione tra uomini e donne era in genere ancora simile a quella della sinagoga, con le donne di sopra e gli uomini di sotto, e le donne a quei tempi erano parecchie rumorose, Paolo gli dice semplicemente di non mandare spiegazione ai mariti a casa, piuttosto che farlo urlando in chiesa. Di nuovo, istruzioni limitate al luogo, al tempo e alle circostanze. Comunque, queste del ministero della donna non sono battaglie dove c'è da dare la vita in un modo o nell'altro. Lascia che siano i religionisti a farlo, a loro piace contestare e discutere su queste cose. Personalmente non credo che sia 1 Timoteo 2 che 1 Corinzi 14 siano un'ingiunzione eterna dove le donne devono stare zitte e non possono essere in leadership, anche perché alla luce di Galati 3:28, dalla Bibbia della Gioia, non ha più importanza allora essere ebreo o pagano, schiavo o libero, e neppure uomo o donna.
perché uniti a Cristo siete tutti un solo essere. Nel Nuovo Testamento non ci sono più uomini o donne, ma solo una nuova creatura in Cristo. Ci sono posizioni, autorità, ma non c'è più la differenza tra l'uomo e la donna. Ok, adesso potete litigare con me, contestarmi quanto volete, ma ciò che ha veramente importanza per me non è se una donna può fare il pastore o no, ma ciò che Gesù Cristo ha fatto sulla croce. La mia opinione. Se sei donna e tuo marito ti dà il permesso, in altre parole non sei insubordinata, non disonori tuo marito, non sei in contesa con lui, non vedo alcun problema. Tra l'altro, se invece sei un uomo e tua moglie ti chiede di smettere di fare il pastore perché non ne può più delle tue assenze fisiche ed emotive, la situazione non è per niente diversa. Dimmi, chi è più importante, il tuo ministero o tua moglie? Se hai risposto al mio ministero, non hai capito niente di ciò che Cristo vuole da te come cristiano e come figlio. Non potrai mai dichiararti un ministro di successo finché non avrai una famiglia di successo. Amen. Proprio come dice la Bibbia in 1 Timoteo 3:1, 2:3 e Tito 1:6. Tra l'altro, se passi più tempo con la Chiesa, che è la sposa di un altro uomo, piuttosto che con la tua, sei anche un adultero. ma questa è solo una mia opinione. Quindi, come stavo dicendo, per me non è questione di vita o di morte, ma penso che oggi come oggi ci sono tante donne che sono bravissime a predicare ed insegnare, anche più di tanti uomini. Per quanto riguarda il pastorato, preferirei vedere un marito d'accordo e felice di quanto fa sua moglie, piuttosto che una donna nubile o col marito contrario. Ricordati che Dio mette la sua presenza unicamente dove c'è accordo, armonia e concordia. Ma mettete giù le pietre, questa è solo la mia opinione, ok? Quando arriveremo in cielo vedremo se ad aprirci la porta ci sarà Maria Maddalena o Simon Pietro. Scherzo, rilassati. Lo so che sono porte automatiche. Dio vi benedica.